Ciao a tutte, sono qui con una nuova tutora, faremo questa ciondolo. Dietro, così. Vi mostro i materiali e iniziamo con il tutorial. Per realizzare questa ciondolo occorre realizzare anche una pine che ho. Io per fare questa nappina ho seguito un tutorial, insomma ho fatto questa piccola decorazione io, comunque lascio il link del tutorial e poi occorre un rivoli da 14 mm. Diamond duo, pellet da 4 mm, cipollotto 3x4 mm, super duo, toho 11-0, toho 15-0. Ok, inizieremo con il tutorial. Ok, il primo passo che dobbiamo fare è inserire su ago 9 pellet e 9 toho. Quindi portate fine del filo e andiamo a ripassare soltanto nella prima pellet e nella prima toho. E quindi tiro il filo. Ok, a questo punto voi dovete fare attenti di tenere sempre in mano il filo per non farla scivolare le perline. Ok, uscendo dalla toho andiamo a infilare su ago 3 toho 11-0 e vado a ripassare da dietro a questa toho, entro nella pellet, entro a pellet e esco dalla toho successiva. E quindi tiro filo. E come vedete andiamo a applicare questa tre toho sopra a toho che già c'è qui. Quindi di nuovo prendo tre toho e vado a inserirmi di nuovo a mente da dietro e esco. Entro a pellet, esco nella toho successiva. Ok, questo passaggio dovete completare finché non avete inserito tre toho sopra a tutte le toho. Ok, ho completato il mio giro e chiuso. Quindi vado e nascondo il nodo in modo che non vede, quindi vado, inserisco e nascondo dentro a questa pelle. Quindi poi tiro filo. Tirate bene. A questo punto potete tagliare il filo del gesso. Eccesso. Ok, tagliato il filo di eccesso. Adesso uscendo dal toho in basso andiamo e portiamo in alto. Vado e porto in alto. In alto e tiro il filo.
Traslato, quindi ecco qua. Adesso me lo giro e andiamo a inserire nuovamente tretto. Quindi vado a inserirmi nuovamente tretto da dietro dove esco con il filo. Così. Quindi questo punto uscendo dalla centrale, vedete questa qui, vado e inserisco un diamond duo su ago, faccio vedere così un diamond duo e vado a inserirmi nella successiva della rocales. Quindi anche qui adesso, uscendo da qui, vado nuovamente a inserire tre toho e vado a ripasso nuovamente da dietro a questa toho. Così. Quindi prendo nuovamente il mio. Diamond duo e vado a inserirmi nella successiva della toho. E questo dovete completare finché non avete inserito tutte le vostre perline, poi dovete ripassare a dinamo e questi centrali. Per rafforzarlo. Ok, completato il mio giro e anche rafforzato. Quindi uscendo da questa toho andiamo e portiamo sopra a punta. Andiamo a inserire nella punta. Ok, uscendo dalla punta andiamo a prendere il nostro rivoli. Andiamo a applicarla al centro in testa in giù. In testa in giù. A questo punto andiamo e chiudiamo il nostro incastonatura. Andiamo a inserire un rocales su ago. Uscendo da qua vado a inserirmi nella punta successiva e tiro filo. Tiro filo e fate attenzione che deve uscire sotto di diamond duo. Quindi prendo nuovamente un rocales e vado a inserirmi nella prossima punta. Tiro il filo sempre facendo attenzione, solleviamo il nostro diamond duo e va inserita sotto così. Quindi questa dobbiamo completare così, quindi andiamo e inseriamo nostre rocales finché abbiamo non abbiamo inserito in tutte le punte un rocales. Voglio lavorare comunque verso sinistra. Così. Vabbè, rivoli poi potete aggiustare anche dopo. Quindi completate inserire le vostre rocales. Inserite le mie rocales. A questo punto, dopo che avete inserito, non rimane altro di ripassare per rafforzarlo. Ok, ho ripassato e uscendo da questa rocales. Quindi a questo punto io porto sopra a questa rocales. Portiamo sopra a questa rocales.
Andiamo a inserire anche nella Diamond Duo in foro in basso. Ecco qua. Quindi uscendo dal foro basso, me lo giro, andiamo e portiamo foro in foro in alto della Diamond Duo. Uscendo dal foro alto della Super Duo, adesso andiamo a inserire a questa seguente della pallina, faccio vedere subito, andiamo a inserire un 15-0, due Super Duo e un 15-0 e andiamo a inserire in foro in alto della successiva della Diamond Duo. Così. Quindi nuovo prendo un 15-0, 2 super duo e un 15-0 e nuovo vado a inserirmi nella Diamond Duo foronato della successiva. Vabbè, castrato me lo aggiusto. Comunque vabbè, questa è da aggiustare. Completate, inserire tutto giro. Ok, come vedete, ho inserito le mie perline e uscendo dalla 15-0 che si trova vicino a Diamond Duo verso sinistra. Quindi, cosa faccio? Vado e prendo un cipollotto su ago e vado, vedete. 1, 2, 3, 4 toho e vado a inserirmi a questo toho qui. Qua. E tiro il filo. Adesso cosa faccio? Vado, porto nel uscire da altro toho che c'è qui. Esco a questo toho. Tiro il filo. E risalgo nel cipollotto da basso verso in alto, e vado adesso a inserirmi a questa 15-0 qui, che si trova sempre verso sinistra. Entro anche nel Diamond Duo e esco nella 15-0 successiva e tiro il filo così e questo vado a ripetere. Quindi nuovo vado a inserirmi un cipollotto e come prima vado ad inserirmi a questa toho così esco nel toho successiva. Quindi esco a questa toho. Tiro. E nuovamente risalgo
da basso verso in alto della cipollotto. E quindi rientro nuovamente, uscire da questa 15.0 e nella 15.0 diamo un 2 e nella 15.0 è che non va. Dai. Volevo. Ecco così. E quindi esco dalla 15.0 qui. Ok. Adesso andate e dovete completare, inserire in tutto giro il vostro cipollotto. Ok, anche questo giro è terminato. Uscendo dalla 15.0, vado a inserirmi nella Super 2. Castrato, quindi lo castro. Okay. Quindi inserito nel superduo, uscendo dal basso foro, vado e porto foro nato dalla superduo. Ok. Adesso andiamo ad inserire su ago un 15.0. Un pellet da 4 mm e un 15.0 e andiamo a inserire in foro nato della Super 2 successiva. Andiamo a inserire a questo spazio, mentre qui in questo spazio andiamo a inserire un Toho 11.0. Quindi questo spazio di nuovo andremo a inserire un 15.0, un pellet e un 15.0. Quindi di nuovo un toho a questo spazio e va avanti così finché non avete completato inserire tutte le perline. Ok, quasi ci siamo. Quindi uscendo dalla Super 2 vado ad inserirmi la pelle. Vado a inserire 6 Toho 11.0 4 anche come inserendo stanno saltando, ecco qua, quindi inserisco 6 Toho e vado ad inserire da dietro a questa pelle, quindi praticamente faremo il nostro cappettino per portaciondolo. Quindi ripassiamo, rafforziamo per tenere ben forte, poi dovete ripassare questa laterale ad uscire a questa toho fronte qui. Okay. Ho ripassato questa laterale arrivata a questa toho che si trova fronte a pelle. Quindi qui un attimo fermo per dirti chi vuole lasciare il ciondolo così senza nappine, basta che ripassa anche questa laterale e poi si chiude il suo lavoro, così il suo ciondolo è terminato. Ma chi vuole con nappine, uscendo da toho qui, deve inserire altro 3 toho 11.0 e andare a ripassare da dietro a questa toho.
Questo è un altro piccolo cappettino dove aver agganciato la nostra nappina. Anche qui ripassate. Perché è giusto che tenga ben tenuta, ben forte. Io ripasso di nuovo e poi ripasso anche qua, quindi fate anche voi, ripassate un'altra volta qui e ripassate al laterale, dopo potete chiudere il vostro lavorazione. Ok, questo super terminato, adesso vado e inserisco la mia nappine, quindi dopo che avete realizzato il vostro nappine, io ho già anticipato aprire anche l'anello. Dobbiamo prendere a parte dell'anello e andare a inserire a questo picco qui. Quindi apro di meglio e vado ad inserirmi dentro a questo picco. Scusate, voglio fare fuori da camera perché non è una cosa molto semplice. Ok, ho inserito le mie nappine e ho inserito anche la porta catene. Quindi questo tutorial è terminato, spero che ti sia piaciuto. Lascia una like se ti è piaciuto e mandatemi vostra versione su Facebook, sul mio gruppo. Vi aspetto tante versioni vostre e ringrazio chi segue. Continuate a seguire e spero di tornerò presto con una nuova tutorial. Ciao a tutti e buona giornata.